Liz. Ciao Jerry. Il pranzo! Dove ti sei cacciato? Ben! Guarda che non sono venuta fin qui da Port Kerris per giocare a nascondino con un artista pazzo! Per amor del cielo, Ben! Accidenti, Liz, invece di piagnucolare, cerca aiuto. L'importante adesso è trovare un albergo. Beh, al limite andiamo a dormire da George. Hai ragione. È libero? Sì. Bene. Mi scusi? Che c'è? Niente. A parte il fatto che sono arrivato prima io. Cosa? Ah, davvero? Non me ne ero accorta, mi dispiace. Allora dovrò tirare fuori tutto. Dove deve andare? West End, a due passi da Piccadilly. Visto che andiamo nella stessa direzione, si accomodi. Prego. È stata via per molto tempo? E dove è stata? A Parigi. Oh, una bella città. Già. Le chiedo scusa, di solito non sono così scarpata. Dovrei risolvere una piccola questione prima di continuare a parlare con lei. Beh, come vorrebbe risolverla qui nel taxi? È proprio quello che mi stavo chiedendo anch'io. Il fatto è che non ho neanche un penny in tasca. Davvero un bel coraggio. Ah, questo vuol dire che se io le pagassi la corsa, lei continuerebbe a parlare con me? Sì. Affare fatto. Ora però non so che cosa dire. Oh, non fa niente, non si preoccupi. Robert Morrow. Mi scusi, si fermi qui, per favore. Sarei dovuto scendere da un pezzo. Accompagni la signorina dove desidera. Grazie mille. È stato un piacere, signorina? Lytton. La ringrazio. Salve, Jane. Bentornato, Robert. Com'è andato il viaggio? Bene, non ci sono stati problemi. Quando arriva il signor Chick? Alle 10:30.
Speriamo che compri il quadro anche se Marcus non è presente. Secondo me tu ormai di arte ne capisci almeno quanto tuo fratello Marcus. Grazie, Jane. Apprezzo il tuo tentativo di sollevarmi il morale. Ma io dico sul serio. L'apprezzo ancora di più. Non è fantastico che ci siamo riusciti? Già. Se Ben sapesse che ci incontriamo di nascosto, diventerebbe verde dalla rabbia. A proposito, ora come sta? Non ne ho idea. Sto partendo per andare da lui. Voglio prendere il treno di mezzogiorno e mezzo. Allora verrai a trovarmi a Plymouth. Ma come? Pensavo stessi qui al London Theatre. Solo per le prove. Ci esibiremo in un teatro da quelle parti. Promettimi che verrai a vedermi. Mi sei mancata tanto. Io ti sono mancata. In un anno mi hai mandato solo una cartolina. Di un po'. Mi presteresti i soldi per comprare il biglietto? Sono completamente al verde. Ho paura che bastino al massimo per il caffè. Perché lo ha dipinto su tela di sacco? Temo che la risposta potrebbe darla solo Ben Lytton. Ho l'impressione che lei non sia un esperto d'arte come suo fratello. Veramente io mi occupo più della parte finanziaria e dirigo la filiale di Cornwall. Ma quando Marcus non c'è... Non se la prenda. Non era mia intenzione offenderla. Tenga. La ringrazio. Di nulla. Spero che l'acquisto di questo quadro la renda felice. Felice? Ah, sì, certo. Acquistare un autentico Lytton è sempre un buon investimento. Arrivederci, signor Morrow. È stato un vero piacere fare affari con lei. Anche per me. Spero di rivederla la prossima volta che torna a Londra. Certamente. Ah, e mi saluti tanto suo fratello. Eccomi. Grazie. Che fa? Mi segue. E come facevo a sapere che lei lavora qui? Vederla. Se l'avessi saputo, saremmo venuti insieme e non mi troverei di nuovo in questa situazione. Per escogitare qualcosa per rimediare un po' di soldi? Sì, esatto. Allora, mi dica come posso aiutarla questa volta. Ecco, non volevo chiederle a lei. Volevo che me li prestasse Marcus. In questo momento è a Edimburgo. Oh. Marcus è mio fratello maggiore. Per la precisione, è mio fratellastro. Se ora lei mi dice come fa a conoscerlo e qual è il suo nome, forse potrei darle una mano. Il mio nome è Emma. Sono la figlia di Ben Lytton. Liz mia... Liz è la proprietaria dello Sliding Tuck, il locale dove va sempre mio padre. Insomma, Liz mi ha telefonato e mi ha detto che mio padre ha avuto un incidente. È grave? Così, così. È caduto da un dirupo mentre dipingeva. Ha alcune costole inclinate e una contusione alla caviglia. Ma è stato fortunato, poteva anche andargli peggio. Grazie al cielo. Già, mio padre è sempre fortunato. Sembra che lei non voglia rimanere solo per una breve visita. Infatti, ho dovuto portare via da Parigi tutte le mie cose. Il visto di soggiorno stava per scadere. E l'incidente che ha avuto mio padre mi dà una meravigliosa opportunità per andarlo a trovare. Sarà sicuramente contento di rivederla. Sì, lo spero. Ma a che ora parte il suo treno? Alle 10:30. Oh. Allora l'ho appena perso. Il prossimo è alle 14:30. Bene, la ringrazio. Ha avvisato suo padre che sta arrivando? Non ancora, non ho fatto in tempo. Quanto ha intenzione di fermarsi a Port Kerris? Se fosse per me, per sempre. Le sembrerò egoista, ma vorrei tanto che fosse inchiodato a letto e che dipendesse dalle mie cure, almeno per una volta. E per quale motivo vorrebbe questo? Così non potrebbe svignarsela da un momento all'altro. E finalmente potremmo vivere come una vera famiglia. Capisco. Qui,
Sì. L'aiuto. Jane è la sua fidanzata? No, lei lavora per me e Marcus come assistente. Le sono molto affezionato, ma niente di più. Ma per Jane non è così. La ringrazio ancora, è stato davvero molto gentile. Non dimentichi di cambiare treno. Certo. Se non fossi arrivata con questo treno, sarei tornato a casa. Papà, ciao. Comunque non sei certo morta di fame laggiù in Francia. Come facevi a sapere quando sarei arrivata? Robert Morrow mi ha mandato un telegramma da Londra. Ah, che gentile. Ha una faccia interessante, Robert. Tratti decisi, zigomi forti. Scommetto che ti piace. Ma se l'ho visto solo una volta. Vado a prendere la chiave. Allora andiamo nel cottage. Perché ti meravigli tanto? Fino adesso ho vissuto allo sliding tackle, ma dal momento che sei arrivata tu a farmi compagnia, mi adatterò a convivere con il fantasma di Esther. Emma, tesoro, sono contenta che sei venuta. Fatti un po' vedere come sei bella. Dovrai tenere un bastone accanto alla porta, Ben. Quando i nostri giovanotti vedranno Emma, ci sarà la fila davanti a casa tua. Emma sa badare a se stessa, non ce n'è bisogno. Hai qualche altra sciocchezza da dire o possiamo andare a casa? È arrabbiato con me. Solo perché l'ho obbligato a farsi ricoverare in ospedale. Non puoi immaginare come l'ho trovato. Era ridotto uno straccio. E si lamentava come un bambino. Ma non appena è stato di nuovo in grado di muoversi, ha cominciato a rompere le scatole alle infermiere. Ed ha voluto tornare a casa. Non era nulla di grave. Non puoi avere qualche lividuccio che tutto il mondo pensa che stai lì lì per crepare. Ci vediamo, Liz. Ciao. Se vuoi, adesso puoi andare a casa. Tanto ormai per oggi abbiamo finito. Pensavo che volessi restare un altro po'. Ah, sì, lo vorrei, ma è meglio che vada. Preferisco partire per Cornwall qualche giorno prima. Devo essere lì per organizzare la galleria. Ci sarà molto da fare per l'apertura stagionale. E poi, comunque, domani ritorna Marcus. Allora farai felice la piccola Litton. Perché? Beh, si annoierà molto laggiù tutta sola con suo padre. Avrà voglia di un po' di compagnia. No, non credo proprio. Sembrava che non vedesse l'ora di passare qualche giorno da sola con lui. Hai visto per caso il catalogo dell'anno scorso? Io l'avevo messo qui da qualche parte. Eccolo. Ah, ti ringrazio. E la madre di Emma dov'è adesso? È morta di parto. Ben praticamente l'ha cresciuta da solo. Quando non stava con qualche donna e di conseguenza la spediva in collegio. Non si è mai più risposato, però. No,
E per quanto ne so io, una sola donna è riuscita a sopportarlo per più di 6 mesi di fila. Si chiamava... Esther. Aveva un figlio piccolo. Dopo quell'esperienza, Ben giurò che nessun altro essere femminile avrebbe mai più varcato la soglia di casa sua. Beh, effettivamente Ben Litton è un tipo scorbutico. Che vuoi farci? È un artista. Senti, dì a Marcus che domani sera lo chiamerò da Cornwall. Per qualunque cosa, tu sai dove trovarmi. Saremmo davvero perduti senza di te, Jane. Che cosa faremmo? Buon viaggio. Ti ringrazio. Mi fa una certa impressione vedere che non sei più una bambina. Quanto tempo ti fermerai? Finché ci sopporteremo a vicenda. E se invece me ne andassi io? Vuoi andar via? Beh, prima devo guarire, non ti pare? Ma non resterò qui per sempre. Neanch'io ho intenzione di invecchiare in questo posto. Vieni a mangiare, papà. Non sono affatto una buona cuoca, ma se mi ci metto, forse potrei imparare. Per carità. Non sopporterei la convivenza con una casalinga. E soprattutto non sopporterei chi vuol decidere della mia vita. E rimproverarmi se faccio l'alba alla locanda. Di questo non devi preoccuparti. Io e te ci somigliamo sotto molti aspetti. Non riesco a essere puntuale. Perdo i soldi. E faccio bruciare la cena. Pensa che stamattina, quando sono partita da Parigi, avevo un grosso cappello di paglia. E adesso non ce l'ho più. E non so proprio dove posso averlo lasciato. Se è così, allora sono felice che tu sia venuta. Bentornata a casa, bambina. Salve, Mary. Novità? Mio marito non si sente molto bene. E poi è arrivata mia suocera che purtroppo soffre di emicrania. Così, visto che lei adesso è qui, magari... Vuole restarsene a casa sin d'ora per occuparsi della sua famiglia, giusto? Sì, infatti. Non vedevo l'ora di poter respirare di nuovo l'aria pulita di Port Kermis. E quando dovrebbe nascere? Fra 3 settimane. Allora cerchi di rimettere in forma la sua famiglia per quel momento. Ci proverò, signor Morrow. Arrivederci. Thank you.
Buongiorno. Ciao, papà. Ti preparo la colazione? Te l'ho già detto ieri che la mattina non mi va di mangiare. Allora almeno rimani a bere un caffè con me. Accidenti, Emma. Come te lo devo dire che non ho bisogno di un'infermiera? Sì, ma questo non vuol dire che non possa aiutarti. Se cominci a torturarmi come faceva Esther, a cucinare, a stirare le camicie, a trattarmi come un bambino, ti avviso che non andremo d'accordo a lungo. Visto che sei stato tu a tirare in ballo Esther, devo mandarti i saluti da parte di Chris. Poteva risparmiarseli. Posso sapere dove hai visto quel piccolo criminale? Chris non è affatto un criminale. Oh, ma come se lo è? Già a 10 anni mentiva meglio di un truffatore incallito. Non gli hai dato neanche una possibilità. Solo per il fatto che era figlio di Esther, tu lo hai respinto fin dall'inizio. Voglio sapere dove vi siete visti. Pensavo di non doverti rendere conto di quello che faccio. Non vuoi rispondere. Dopotutto sono sempre tuo padre e ho il sacrosanto diritto di sapere che gente frequenti. Chris e io ci siamo sempre tenuti in contatto. Se la cosa ti interessa veramente, posso chiedergli di venire a trovarci. Guai a te se ci provi. Ah! Allora Cindy aveva ragione. Sei veramente tu. Dai. Sì, in persona. Ti ho fatto una sorpresa, eh? Sono venuta a portarti fuori a pranzo. Ho un'ora e mezzo di tempo e poi devo per forza tornare agli studi. Salve. Signor Bernstein. Dinah, non posso andarmene ora. Lasciami il tuo numero di telefono, ti chiamerò più tardi. Certo, dici sempre così. Ti do la mia parola. Quella ragazza non è Dinah Barnett. Perché, la conosce? L'ho vista in televisione, è piuttosto famosa. Sì, è vero. Ma per me resta solo la mia migliore amica. Dove vi siete conosciute? Andavamo a scuola insieme e già allora era una pazza scatenata come adesso. Ah, un momento, è appena arrivato questo. Pare che vogliano dedicare a Ben una retrospettiva di grande risalto. Questo dovrebbe fargli molto piacere. Questa signora Ryan chi sarebbe? La vedova di un ricco uomo d'affari americano che prima di morire qualche anno fa ha messo insieme una consistente collezione privata. E ora, in onore di suo marito, ha fatto costruire un museo che verrà inaugurato con una retrospettiva di Ben Lytton. Il nostro artista dovrà partire per l'America. Sì, è probabile. Chissà come la prenderà la piccola Lytton. Ecco a lei. Grazie. Arrivederci. Salve, Emma. Che cosa ci fa lei qui? Sono venuto a trovarla. Me? Per quale motivo? Avrebbe 5 minuti. Beh, veramente dovrei andare a cucinare. Davvero vuole parlare con me? Venga, l'accompagno a casa io. Parleremo in macchina, così non farà tardi. Su, salga. Era buono, eh? Non c'è niente di meglio del lavoro di squadra. Era proprio di questo che le volevo parlare. Che cosa ne direbbe di venire a lavorare nella mia galleria per un paio di giorni? Perché, sa, alla mia segretaria mancano poche settimane al parto. E sinceramente non credo da solo di essere in grado di occuparmi anche del telefono e di tutta la corrispondenza. Mi dispiace, lo farei molto volentieri, ma non voglio lasciare mio padre da solo. Ma si è appena detto che non c'è mai. L'importante è che io ci sia quando lui ha bisogno. Mi scusi, ma non le sembra di esagerare un po'? Voglio dire, non credo che suo padre pretenda che lei sia a sua disposizione giorno e notte. Di quello che crede lei non me ne importa proprio un bel niente. Sono io che lo voglio e basta. Certo, d'accordo. Le ho fatto solo una domanda. Beh, comunque, la ringrazio ancora per l'ottimo pranzo. Sì, il pesce che abbiamo cucinato era davvero squisito. Gliel'ha mai detto nessuno che lei è un tipo assolutamente imprevedibile? No.
Non me l'hanno mai detto. Galleria Bernstein. Ciao, Jane. Ah, meno male, non vedevo l'ora che telefonassi. Non ho potuto chiamare prima, sono stato fuori tutto il giorno. È successo qualcosa? No, niente. Voglio dire, non ancora. Una miliardaria americana ha deciso di inaugurare il suo museo con una retrospettiva di Ben Lipton. Sei contento? Una notizia fantastica. Già, lo penso anch'io, ma il meglio deve ancora arrivare. La signora vuole che Ben sia presente all'inaugurazione della mostra in Virginia. Sta arrivando lì perché vuole convincerlo di persona. Marcus andrà a prenderla domattina all'aeroporto e poi verranno direttamente a Port Harris. Vi ho prenotato un tavolo al ristorante per le 13:30, vi va bene? Questa notizia mi fa piacere. E volete che sia io a convincere Ben ad andarci, giusto? No, a questo penserà Marcus. Mi ha pregato di chiederti di occuparti di Emma nel frattempo. Per questo non c'è problema. L'hai già incontrata? Sì. Ho cercato di convincerla a venire a lavorare per me alla galleria, ma ha rifiutato. Con la scusa che deve occuparsi del padre. Benissimo. Così finalmente staranno insieme. Jane. Ti senti bene? Ma certo. Vorrei solo andare a casa ora, si è fatto molto tardi. Hai ragione, scusa. Buona serata. Altrettanto a te. Ciao! Ma stai morendo di freddo? C'è un tempo magnifico oggi. Se non avessi notato un losco individuo a girarsi vicino a casa, sarei rimasta in acqua. Puoi farti ricoverare per una broncopolmonite. E tu sei venuto fin qui per impedirlo, giusto? Giusto. Fa attenzione a non inciampare nei secchi di vernice. Ho deciso di rimettere in sesto questa baracca. Non lo farà mai. Non ci andrà a quella stupida inaugurazione in America. Beh, io non ne sarei tanto sicuro. Questa signora Ryan sembra una donna piuttosto determinata. E allora? Che può fare se è in America? A quest'ora sarà già al Castle a prendere un aperitivo. Cosa? Sì, è venuta qui con Marcus. Ha insistito per poter invitare Ben di persona. E esattamente tra... Oh mio Dio, 10 minuti, abbiamo un appuntamento. No, io non ci vengo. Già mi stupisce il fatto che mio padre abbia accettato di vederla. Non sono affatto disposta a stare lì ad adulare una vecchia americana. Ah, non fare la bambina. La signora Ryan investe un sacco di soldi e molta fatica in questa mostra. Che ti piaccia o no, è pur sempre in onore di tuo padre. Quindi adesso ti infili le scarpe e vieni con me. Su, muoviti. Agli ordini. È così che tratti i clienti. Che cosa fai? Li costringi a comprare i tuoi quadri? Ma è questo il segreto del mio successo. Ah, finalmente. Salve, tesoro, bene. Non vedevo l'ora di rivederti. Sì, anch'io. Robert mi ha detto di come vi siete conosciuti. Non è stata una coincidenza incredibile? Però mi ha sorpreso di più il fatto che una persona simpatica e cordiale come te potesse avere un fratello così dispotico. Che fine ha fatto la signora Ryan? Si è strozzata con l'aperitivo?
Non avresti dovuto farlo. Lei deve essere Emma. Piacere, ma cosa ha fatto? Le sue mani sono congelate. È stata sul surf tutta la mattina. Sì, ho un aspetto così trasandato perché non ho avuto il tempo di darmi una sistemata. No, affatto. Io invece la trovo deliziosa. Sono molto onorata di poter conoscere lei, oltre suo padre, naturalmente. Siete una bella famiglia. Complimenti, ha una figlia splendida. La invidio per questo. Sa, Kenneth e io purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di avere figli. La prego, venga a sedersi vicino a me, Emma. E anche voi, per favore, sedetevi intanto. Beviamo qualcosa prima di andare a mangiare. In genere parlo così tanto solo quando mi sento un po' agitata. Ma non abbiate paura. Sicuramente quando saremo arrivati al dessert mi sarò tranquillizzata. Però se vogliamo mangiare ci conviene andare. La cucina qui chiude alle 2:30. Cos'è che non avrei dovuto fare? Tenermi all'oscuro del fatto che non è né vecchia né grassa, ma giovane e bella. È così fondamentale il suo aspetto fisico? Mio padre è una bella donna. Potevate risparmiarvi la fatica, Melissa Ryan lo convincerà in un attimo. Non capisco come lei possa permettere ad Emma di uscire con il surf. È uno sport pericoloso, soprattutto per una ragazza. In America si sente parlare continuamente di incidenti con questo sport. Sotto questo aspetto lei non mi sembra un buon padre. A dire la verità, mia cara signora, non ho mai avuto il benché minimo talento per fare il padre. Non c'è pericolo, sono un'esperta. Mio fratello Chris mi ha insegnato ad andare sul surf. Suo fratello? Questa è nuova. Non ero a conoscenza che lei avesse altri figli. Infatti non li è. Chris e Emma sono cresciuti insieme per qualche anno e da allora lei lo considera come un fratello. Già, capita spesso a noi figli unici. Quando non abbiamo una vera famiglia ce la creiamo da soli. Si chiama Christopher Ferris e sono sicura che molto presto diventerà un grande attore, ma al momento lavora ancora con una piccola compagnia teatrale. Bene, ora vorrei andare subito al sodo. Sappiamo tutti perché siamo qui oggi. E voglio ribadire ancora una volta che sarebbe un enorme piacere e un onore per me poter convincere Ben Litton, uno dei pittori contemporanei più significativi, a venire in America con me per inaugurare di persona la mostra. Ma sono in difficoltà perché tutti gli argomenti che mi ero preparata per convincerla sono inutili ora che l'ho conosciuta meglio. Gli artisti sono particolari. Mi sono convinta che lei ha uno spirito libero. E non si lascerebbe influenzare da nessuno. È magnifico. Verrò volentieri in Virginia. Le sta mostrando il suo studio. È una cosa che mio padre non fa mai con nessuno. Ma come si fa a resistere di fronte a una bella donna? Mi fa piacere che anche tu ti sei finalmente accorto di questa cosa. Cominciavo a pensare che non ci vedessi molto bene. Oltre ad essere una bella donna, Melissa Ryan è anche simpatica. Povera Emma. Non riesco a capire perché se la prende così tanto. Suo padre non starà via per molto. No,
Non è questo il motivo che la fa soffrire. È che si ripete sempre la stessa situazione. Ben se ne va per la sua strada e di lei non si occupa abbastanza. Ma ormai dovrebbe sapere come ha fatto suo padre. Anche se lo sa, continua sempre a sperare che cambi. Vuoi dirmi perché sei arrabbiata con me, Emma? Non sono arrabbiata. La storia di Chris e del vostro grande amore fraterno l'hai raccontata perché volevi provocarmi? Beh, se lo dici tu. Allora, immagino che andrai in America. Guarda che non sono stato io a farti venire qui. E poi mi sembra di essere stato chiaro. Te l'avevo detto che non volevo restare a Port Keris per sempre. Per sempre? Mio Dio, sono qui nemmeno da una settimana. Non ci siamo visti per 3 anni e tu pensi già ad andartene via. A volte le cose capitano quando meno te lo aspetti. Già. E ti travolgono senza darti la minima possibilità di poter fare quello che davvero vorresti. Hai capito male, bambina mia. Non vado affatto in Virginia perché mi sento obbligato. Ci vado semplicemente perché lo voglio. Ah, sì? Io invece ho l'impressione che tu ci vada solo perché lo vuole Miss America. Ti stai comportando come una bambina viziata. Non ti conoscevo sotto questo aspetto. Tu non mi conosci affatto. A te non interessa un bel niente di quello che penso e provo io. Ma certo che mi interessa. No, non ci credo. Se fosse così, ora non scapperesti un'altra volta, ma faresti di tutto per stare un po' insieme a me. Emma, non sto andando a fare una spedizione tra i ghiacci polari. Vado solo qualche giorno in America. Per me è la stessa identica cosa. Mi lascerai un'altra volta da sola. Allora scusa, perché non te ne ritorni a Parigi? O vai a trovare qualche amico? Non puoi accollarmi tutta la responsabilità del fatto che tu ti senti sola. Non sono il tuo fidanzato. Sono soltanto tuo padre. Buongiorno, Jane. Buongiorno a lei. Dovrei chiederle un grande favore. Certo, mi dica. Robert non riesce a trovare qualcuno che lo aiuti a organizzare il lavoro della galleria. Le chiedo troppo se la prego di andare 2 settimane a Cornwall ad aiutarlo. Almeno fino a quando la stagione non sarà avviata. No, niente affatto. Saprei anche dove andare ad abitare. L'attuale fidanzato della mia amica, Dinah Barnett, ha una casa lì vicino e mi ha già invitata diverse volte. Ciao, Emma! Ehi, Liz! Oh! C'è una lettera per te. Vieni. Grazie. Se Ben resterà ancora un po' di tempo in America, mi sa che gli aggiusterai anche il tetto. L'ha mandata lui? No, è di un mio caro amico.
Non hai avuto sue notizie? Da una settimana nessuna. L'America deve essere un bel posto. Mai quanto qui da noi. Credo che tu abbia visto. Robert! Non sei più in collera con me? Non lo sono mai stata. Ero solo arrabbiata con mio padre perché se la svigna di nuovo e me la sono presa con te. Mi dispiace. Non pensiamoci più. Come va con il surf? Bene, l'acqua si fa sempre più calda. Ciao, Robert. Salve. Beh, allora fatti vedere in giro ogni tanto. Lo farò, grazie, Liz. Allora, posso sapere che cosa hai in mente questa volta? No, non preoccuparti, niente che ti riguardi. Sto cercando un pittore che abita da queste parti, Pat Farnaby. Chi è quel ragazzo che vive tutto solo come un eremita sull'isoletta? Sì, la settimana scorsa ho acquistato un suo quadro all'asta e volevo vedere se per caso ne ha altri da potermi vendere. Se vuoi posso accompagnarti io da lui. Sarà meglio se ti vede arrivare con me. Mangia mercanti d'arte a colazione? No, non arriva fino a quel punto. Ma andare lì è un'impresa ardua per chi non è del luogo. Tra l'altro Pat non è la persona più ospitale del mondo. È molto probabile che ci cacci via a colpi di doppietta. Oh, strani gli artisti. A chi lo dice? Io ne so qualcosa. Mi cambio, faccio in un attimo. Va bene. Che sta per arrivare un temporale. Ma se non c'è neppure una nuvola? Mi sembra piuttosto strano. Già. Aspetta però, il Castle noleggia i motoscafi ai turisti. Beh, andiamo allora. Se fossi in buona compagnia. Ci venivamo spesso a fare dei picnic. Pat aveva circa 18 anni quando si è ritirato qui. Mio padre lo ha invitato diverse volte a venire a trovarci, ma lui non si è mai fatto vedere. Chi è? Emma Litton. E quello? Ciao, Pat. Lui è Robert Morrow. Lavora per la galleria Bernstein e gli farebbe piacere vedere le tue opere. Perché? Buongiorno, signor Farnaby. Saremmo eventualmente interessati a rappresentarla. E perché? Ho acquistato un suo quadro all'asta e l'ho trovato straordinariamente bello. Ora facci entrare, Pat. Non puoi essere così stupido da non cogliere al volo questa opportunità. Vuoi davvero restare qui e nascondere i tuoi quadri per il resto della tua vita? Thank you.
È stato gentile il tuo fidanzato ad ospitarmi. Te l'avevo detto che è un uomo dolcissimo. E sai qual è la cosa più bella di John? Per la maggior parte del tempo è in viaggio per affari in Asia. Non sei cambiata per niente. Anche tu ancora non hai capito come si accalappiano gli uomini. Altrimenti non saresti sola soletta, ma ti saresti fatta sposare dal tuo grande amore. Dai, te l'ho già detto che tra me e Robert non c'è niente. Te lo ricordi quella volta con gli occhi che ti luccicavano? Hai detto che sei pazza di lui. Da retta a me che me ne intendo. Tu sei completamente cotta di Robert. Ecco, lo vedi? Non ci resta che scogitare un piano per metterlo nel sacco. Ma io non voglio costringerlo. Voglio che venga da me spontaneamente. Decisamente non sei cambiata per niente. Allora? Non ne sono del tutto sicuro, ma ho l'impressione che quest'uomo sia un genio. Sì! Il merito di questa scoperta è anche mio, eh? Certo. Fuori. Fuori. Fuori! Tutti e due, avete capito? Fuori! Andatevi! Fuori di qui! E non fatemi mai più vedere, capito? Via! Beh, è stato un vero successo. Ancora più pazzo di una volta. Oggi non potremo più andarcene. Sì, lo penso anch'io.
Grazie, Pat. La colazione è pronta. È tutto finito. Io spero di no. Stavo pensando a una cosa. A cosa? Dopotutto mi farebbe piacere lavorare per te. Tu che ci fai qui? Marcus mi ha chiesto il favore di venire a darti una mano. Ah. Non capisco, c'è qualcosa che non va? No, no, è solo che... Che era appena riuscito a convincermi a lavorare per lui. Ora che sono arrivata io non sarà più necessario. Ma sono felice di averla incontrata. Devo darle una notizia sensazionale. Ieri suo padre si è sposato in America con Melissa Ryan. È stato un matrimonio lampo, non hanno invitato né parenti né amici. E dopo la cerimonia sono partiti per la luna di miele alle Hawaii. Beh, anche se in ritardo, potremmo sempre fare un brindisi. E dovrei anche festeggiare. Certo, che male c'è. Evidentemente è molto felice con Melissa e di questo dobbiamo essere contenti. Avresti anche potuto avere un po' più di tatto. Non essere triste. Anche se si è risposato, continuerai a vederlo. Cerca di trovare gli aspetti positivi. Ora ha qualcuno che si occupa di lui e tu potrai cominciare a pensare alla tua felicità. Ah, sì? E tu, solo perché hai passato una notte a letto con me, pensi di sapere che cosa può rendermi felice? Lo sai qual è il tuo problema? Credi di essere al centro del mondo e pretendi che tutti gli altri ti compatiscano perché tuo padre non ti considera. Ma non io, Emma. Stavolta hai sbagliato persona. E poi? E poi Robert si è rifugiato al castle a ubriacarsi. Quella ragazza sembra proprio aver fatto colpo su di lui. Non solo, in un certo senso Robert e Marcus si sentono in colpa. Dopotutto è per colpa loro che Melissa Ryan e Ben Litton si sono conosciuti. Secondo me questa Emma è solo una mocciosa viziata che comanda tutti a bacchetta e gioca a far l'offesa quando suo padre non le dà retta. Ma almeno è carina. Molto. Se è così è più complicato. Comunque questa storia va avanti da una settimana. Robert e Marcus sono preoccupati per lei, da quel momento non si è più vista. E tu devi sperare che non si faccia vedere per un bel po'. Prova ad aprire gli occhi, Jane. Pensi che Robert si preoccuperebbe se Emma fosse brutta? Non ti rendi conto che si sta innamorando di lei? Robert! Stavamo giusto parlando di te. Va bene, spero. Al contrario, dicevamo un sacco di cattiverie. Jamie mi ha raccontato che sei molto preoccupato per la figlia di Ben Litton. Sinceramente no. Però Marcus mi chiama tutti i giorni da Londra per sapere se si è fatta viva. Credo di aver preso abbastanza sole per oggi.
Vado a mettermi qualcosa addosso. Se volete scusarmi. Prego. Posso offrirti qualcosa da bere, Robert? Magari un bel drink ghiacciato. Volentieri. Da quando leggo le riviste di Dinah sono diventata una vera esperta di teatro. Ti va di fare un giro con me? Ah, sì, certo. Andiamo a fare una passeggiata sulla costa, vieni anche tu? Verrei molto volentieri, ma devo studiare una scena importantissima per lunedì. Che peccato. Mi spieghi che cosa andiamo a fare a Plymouth? Ti ho già detto che si tratta di una sorpresa. Più che una passeggiata sembra una caccia al tesoro. Come hai capito che si tratta di lei? Christopher Ferris. Sei stato tu a dirmi che Emma lo considera come suo fratello. Non è che per caso hai perso la testa per quella ragazza? Ma che dici? Su, vieni, ti offro un gelato. Così dopo non potremo più sapere se a farci male è stato il gelato oppure lo spettacolo. Perché? Vuoi anche vedere lo spettacolo? Visto che ci siamo. Due coni, per favore. Bravi! 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 Allora, come ti senti? Il gelato non mi ha fatto male. E lo spettacolo è stato fantastico. È incredibile come sia riuscito a valorizzare quel piccolo ruolo. Grande! Bravo! Ora però dovremo chiedere a qualcuno dove sono i camerini. Aspettami qui. Mi scusi, sa dirmi dove posso trovare? Sono stato bravo, eh? Hai sentito quando il pubblico mi ha fatto l'applauso a scena aperta? Robert Monroe è qui. Chi? Il tizio della galleria? Sì, e si è portato dietro pure la sua assistente. Sembra che tu abbia appena visto un fantasma. Che cos'ha quell'uomo che ti spaventa tanto? Niente, a dire il vero. Solo che sicuramente mi romperà di nuovo l'anima con i suoi saggi consigli su come devo vivere la mia vita. So io come cucirgli la bocca. Gli faremo una scenetta tale che ti assicuro non avrà mai più il coraggio di intromettersi negli affari tuoi.
Sei stato davvero fantastico oggi, tesoro. Sì, lo so. Ma il meglio deve ancora arrivare. E per questo abbiamo bisogno di Collins. Non faccia la lavativa. Se anche questo è troppo pesante, allora non so proprio che farmene di lei. Chris, lui è Robert Morrow e Jane Marshall. Complimenti, ha recitato in modo straordinario. Grazie. Scusate se vi ho fatto aspettare tanto, ma Emma ha dovuto subire la predica giornaliera di Collins. Sì, l'abbiamo sentito gridare. Quell'uomo è un vero cafone. Non capisco come tu possa lasciarlo fare. Beh, lui è il mio capo. Ma non vuol dire che abbia il diritto di trattarti in quel modo. Lavoro qui ora, Robert. Qui non sono al centro del mondo, se ne fregano di chi sono. E mi trattano come tratterebbero chiunque altro. Lo terrò a bada io se dovessi esagerare. Io sto morendo di sete. Perché non andiamo a bere qualcosa insieme? Sì. Possiamo andare a casa nostra a bere una birra o un caffè. Magari. O se volete mangiare. Sognato di fare l'attore. Da bambino venivo punito per le mie bugie e ora mi pagano. Come potete vedere, però, non mi pagano un granché, ma non fa niente, purché mi facciano recitare. Prego, la nostra Reggia. Romantica. Che ne dici, tesoro? È talmente misera, non mi sembra presentabile. No, scusate, forse è meglio che voi aspettiate fuori. Però non esagerare. Niente paura, so fino a che punto posso provocare il mio pubblico. Si può sapere perché mi spii? Marcus è molto preoccupato per te. Avresti almeno potuto dirci dove andavi, anche se non te ne frega niente di come sto io. Hai avuto notizie di Ben? Sì, prima che me ne andassi via. Mi ha scritto una lettera, l'ha fatto anche Melissa. E tu gli hai risposto? No. Un comportamento infantile. Vuoi punirlo soltanto perché è felice con Melissa o perché... No, perché ti ha lasciata un'altra volta da sola. E io invece? Per quale colpa vengo punito? Ma lascia che tuo padre viva la sua vita e tu cominci a vivere la tua. È proprio quello che sto facendo. E come? Spaccandoti la schiena trasportando mobili? Facendoti maltrattare da un direttore di scena isterico? Mi dispiace che la cosa non sia di tuo gradimento, ma sono fatti miei. Io capisco che tu voglia iniziare a lavorare, ma parli tre lingue, sei una ragazza molto intelligente. Cercati un lavoro che sia più adeguato. Il lavoro che avrei voluto fare io, tu lo hai dato a quella signorina Marshall che bacerebbe perfino il pavimento dove cammini. Che vuoi dire? Non capisco. Ah, no! Apri gli occhi, Robert. Non ti sei accorto che è innamorata di te? E se poi ti interessa così tanto, il mio lavoro è quello di stare accanto a Chris. Io voglio solo occuparmi di lui. Allora hai deciso? Sì, è così. Ora tu e la tua cara assistente fatemi il favore di sparire nel vostro mondo. Pulito, ordinato, dove tutti sanno sempre quello che è giusto fare. Emma e io ci amiamo fin da bambini. Credo sia per questo che Ben non ha mai potuto sopportarmi. E non vi siete mai persi di vista in questi anni? Mai.
Ogni volta che ho potuto sono andato da lei o lei è venuta da me. Sempre in segreto, naturalmente. Ma finalmente è adulta e possiamo vivere il nostro amore alla luce del sole. Bello, no? Scusate, Jane, andiamo via. Arrivederci. Arrivederci. Allora, è stato un piacere conoscerla. Buona fortuna. Anche a lei. Mi dispiace, Jane. Non avrei voluto farti passare una brutta serata. Io non l'ho trovata poi così male. Anzi, piuttosto interessante. Mi ha fatto piacere fare due chiacchiere con Christopher Ferris. Che tipo è, secondo te? Lo trovo molto simpatico. Non è uno squinternato. E poi è incredibilmente ambizioso. Sono sicura che prima o poi diventerà qualcuno. Comunque cercherò di farmi perdonare alla prossima occasione. Allora ti va di entrare a bere qualcosa con me? Sono sola, Dinah è tornata a Londra. E il suo fidanzato è in Asia. No, meglio di no, Jane. Tu sei una donna molto attraente. Ho grande stima per te. Ma io non sono il tipo d'uomo a cui piace divertirsi una sola notte. Poteva non essere una sola notte. Secca, se me ne vado per un po'. Non me lo perdonerai mai se a causa mia dovessi dare buca alla donna della tua vita di questa settimana. Non è andata esattamente come ci aspettavamo, vero? Cosa ti ha detto per farti arrabbiare tanto? Le solite cose, quello che mi dice sempre. Emma, fai questo, Emma, fai quello. Emma, lo so io quello che è meglio per te. A me non è sembrato poi tanto malvagio. Dai tuoi racconti mi ero immaginato una specie di professorino con gli occhiali. Tutto azzimato in giacca e cravatta. Quanto è insopportabile. Ora capisco perché ce l'hai con lui. Ne sei innamorata? Adesso basta. Mi sono sbagliato. Non avrei mai dovuto darle i miei quadri. Pat, per favore, trattiamo i suoi quadri con la massima cura. Li abbiamo solo fatti preparare per la mostra. Io non voglio. Non voglio che vengano esposti. Ah, ma certo che lo vuole, Pat. Lei è soltanto agitato ed è normale che lo sia. Mi creda, lei è un artista straordinario. Ma deve accettare il fatto che è giusto che anche altre persone possano vedere le sue opere. Eh? Deve condividerle con loro. Si fidi di me, Pat. Questa mostra sarà un successone. Tra una settimana lei sarà un uomo famoso.
Gli artisti. Robert, sono venuta per parlarti di una cosa. Sì, dimmi. Non qui, se possibile. Allora chiudo. Faccio in un momento. Te l'ho detto mille volte che non devi portare certi pesi. Non si preoccupi, signor Collins. Stavo pensando una cosa. La suggeritrice si è appena licenziata, puoi prendere il suo posto. La ringrazio, ma non so per quanto tempo ancora resterò. Emma! Qui. Come vuoi. Emma! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Sai chi è quello che ha appena voltato l'angolo? Amos Monia. Proprio lui, Amos Moniam, il famoso autore. È venuto allo spettacolo apposta per vedermi. E pensa, mi ha proposto un ruolo da protagonista nel suo prossimo lavoro. Oh, Chris, è una notizia fantastica. Sì, e lo spettacolo andrà in scena a Regent. Emma, andremo a stare a Londra. Andremo? Sì, certamente. Credevi che ti lasciassi qui da sola? Dinah ha parlato di me a una sua amica, una certa Elvina, che mi ha offerto di andare a dirigere una nuova galleria d'arte che aprirà a Londra. È un'occasione fantastica, Jane. Da cogliere al volo. Ma dovrei tornare a Londra. E allora? Ti ho sentito dire a Marcus che per il momento vuoi restare ancora qui. La tua decisione dipende da quello che faccio io. Io voglio lavorare con te. Ciao. Ciao. Ho appena parlato al telefono con mia madre. Per sapere se possiamo andare lì. Non vuole che tu venga ad abitare con noi. Ha giurato che nessun Litton non sarebbe più entrato a casa sua. Non fa niente, non devi preoccuparti. Collins mi fa fare la suggeritrice nel suo spettacolo. E al limite posso sempre dare lezioni di surf. Mia madre non ce l'ha con te personalmente. Se mi assumeranno definitivamente, potrò permettermi un appartamento e tu potrai raggiungermi. Favore, occupati un po' del nostro artista. Se continua ad avere quell'atteggiamento, nessuno comprerà un suo quadro. Ci penso io, non preoccuparti. Sono convinta che ci riuscirai. Se continua così, entro stasera avremo venduto tutti i quadri. Davvero? È meraviglioso. Sai dove si è cacciato Pat? Eccolo là. Oh mio Dio, è tra le grinfie di Dinah. Che cosa state recitando adesso? Il testo si chiama La porta a vetri di Amos Moniam, lo conosce? Comunque, racconta la storia di un giovane scrittore inglese che viene dai bassi fondi. Improvvisamente, grazie al suo ultimo libro, diventa famosissimo, ma il successo lo fa diventare pazzo. Io faccio una donna incinta e il protagonista è un ragazzo giovanissimo che il regista ha trovato in una compagnia teatrale di provincia. Non lo trova comico? Ad essere sinceri, se non ci fosse Chris, non darei una lira per questo spettacolo, ma dal momento Chris. Che... Vuoi dire Christopher Ferris? Robert! Scusate. Sarà Christopher Ferris a fare il protagonista in quello spettacolo. Già.
Ma da quanto è a Londra? Ormai da 2 settimane. Sì, e Emma? Non ne ho idea. In ogni caso non è insieme a Chris. Accidenti. Sì, sono Robert Morrow. Il signor Collins? Meno male che l'ho trovata. Sto cercando Emma Linton. Per caso sa dove posso trovarla? E da quando? Già, certo, capisco. Beh, grazie ancora. Arrivederci. Io lo so dove sta Emma. E dove? Provi a rifletterci un po', Robert. Sicuramente ci arriverà da solo. Grazie. Robert! Jane, tu lo sapevi che Chris è andato a Londra e ha lasciato Emma da sola? Sì. E per quale motivo non me l'hai detto? Perché non me ne importa un bel niente di quello che fa Emma lì. Ho preso la mia decisione. Dirigerò quella galleria. Quindi do le dimissioni a partire da ora. Mi dispiace, Jane. Non è lui l'uomo giusto. Ma ti prometto una cosa, mia cara. Con il prossimo non sbaglieremo di sicuro. Ti amo, Emma. E io amo te. Ah, hai visite. Mio padre.
Hai un aspetto raggiante, bambina. Sono felice. Pensavo che tu fossi in Virginia. Certo, fino a ieri infatti lo ero. Ma ho ricevuto una lettera da Chris e sono partito. Di Chris? Ha sorpreso anche me. Pare che anche lui stia cominciando a diventare una persona un po' più seria. Evidentemente aveva la coscienza sporca, perché ti ha mollata da sola a Plymouth. Sei venuto qui in visita o per restare? Cosa? Sì, voglio dire, ci sarà una ragione per la quale sei venuto, no? Credo che tu non abbia ancora capito bene come stanno le cose. Dopo aver letto la lettera, mi sono precipitato all'aeroporto. Mi sono sorbito 12 ore in una trappola d'acciaio mangiando dell'orribile cibo di plastica. Dopodiché a Londra ho preso una macchina a noleggio per arrivare qui al più presto. Sei venuto solo per me. Lo sai cosa sei tu? Mi dispiace dirtelo, bambina mia, ma sei un tipico esempio di questa ingrata generazione moderna. Lo sai che non meriteresti di avere un padre? Sei tu che mi hai lasciato sempre da sola. In Svizzera, in Francia. Te la sei sempre cavata bene, però. Non hai mai avuto bisogno di me. Sai qual è la cosa strana? Cosa? Adesso che per la prima volta in vita mia ho la sensazione di potermela cavare tranquillamente da sola, di non avere bisogno di nessuno, siete tutti a mia disposizione. Siamo? Sì. Tu che fai mezzo giro del mondo solo perché Chris ti ha scritto una lettera all'armata e Robert che... Credevo fossi ancora in America. Vai già via, papà. Primo, ho un certo intuito nel capire quando sono di troppo. E secondo, Melissa mi sta aspettando. Allo sliding tackle? Vuoi scherzare? Ho prenotato una meravigliosa suite al Castle. Sia io che Melissa saremmo molto contenti se voi due voleste cenare con noi. Va bene. Ti rendi conto, è venuto per me. È un tempismo perfetto. Perché, scusa? Perché è venuto giusto in tempo per accompagnare sua figlia all'altare. E naturalmente tu sei sicuro che io ti sposi? Hm? Non lo so, magari ci farò un pensierino. Ballerini provetti o casi umani? So You Think You Can Dance, tra poco su Fox Live.